È iniziata oggi a Macomer la 22ª mostra del libro edito in Sardegna, con l'inaugurazione degli stand espositivi e la presentazione dei libri dedicati alla Sardegna e ai personaggi che hanno fatto la storia dell'isola, come Gigi Riva. Fino a domenica 17 novembre, la manifestazione si svolgerà principalmente a Macomer, coinvolgendo però anche i 10 paesi dell'Unione dei Comuni del Margine, con un programma ricco e numeri importanti: 56 ospiti, 11 case editrici, a cui si unisce l'Associazione degli Editori Sardi Indipendenti, e 6 mostre visitabili tra l'antica Casa Atene nei locali dell'ex Alas, nella biblioteca comunale e al Teatro Costantino, compresa la mostra dedicata a Grazia Deledda, senza dimenticarsi del coinvolgimento delle scuole con la partecipazione di 1.500 studenti. Siamo molto fieri di questo risultato perché il programma è davvero ricco, laboratori, mostre che si terranno all'interno del Comune di Macomer, ma anche all'Unione. Delle mostre importantissime che metteranno al centro la Sardegna e l'individuo che ha una sua peculiarità. Da oggi fino a domenica, la 22ª mostra del libro edito in Sardegna vivrà così 4 giorni intensi a Macomer, sotto il titolo di Sardegna Alternativa. Il titolo, Sardegna Alternativa, significa che al centro ci sarà la Sardegna che verrà analizzata in tutte le sue peculiarità. Vi aspettiamo a Macomer.